Israele non un giorno all'anno, ma 365 giorni all'anno e per l'intero corso della vita delle persone libere e democratiche. Grazie Francesco Rutelli. Come avevo detto, ora in rapida successione parlerà Farid Ghadri, non più di 3 minuti per favore a tutti, presidente del Reform Party of Syria, poi chiamerò al podio subito dopo Yossi Kupferwasser, ex generale israeliano e oggi vice direttore generale del Ministero degli Affari Strategici. Subito dopo ancora Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma. Prego. Thank you. As an American Syrian and a Muslim, I'm here for 3 reasons. Number one, Israel has in 62 years of its existence is the third most country that has more innovations and inventions and patents in the United States. The only 2 inventions Syria has under the Assad regime made in the last 40 years is a suicide bomber and car bombs. I am saving my Syria and I'm saving my people when I save Israel. Reason number 2. Thank you. If Assad hates Israel, it is my duty, because I oppose all his policies, to support Israel. That's why I'm here. Number 3, Fiamma asked me, who could say no to Fiamma for an invitation to extend what Prime Minister said earlier? There's an easy formula. A weak Israel means a weak Europe. A weak Israel means a stronger Assad. A stronger Assad means more oppression. More oppression means more immigration. More immigration of Muslims to Europe means more chances of extremists and fanatics to recruit them. The more they recruit these people, the weaker Europe gets. It's a very simple formula. So I ask you all, support democracies in the Middle East. Support Israel, because you are indirectly supporting Syria and supporting the people of Syria. Thank you very much. Prego, Yossi Kupferwasser, subito dopo. Grazie. Sì, veramente lo ringraziamo moltissimo per essere venuto fino qui oggi e anche, diciamo, Dagli Stati Uniti è venuto Farid per dirci queste 2 parole, poi lo ringraziamo per il suo immenso coraggio. Voi capite, un esule siriano che dice queste cose su Israele, che immensa capacità ha nel cuore e nell'anima. Grazie Farid, grazie. Scusate,